Cristo è risorto. Così San Serafino di Sarov salutava i suoi visitatori in ogni momento dell'anno. Ed è con la gioia della certezza della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte che entriamo in questo giorno di Pasqua, chiedendo al Signore che risusciti un po' i nostri cuori, tirandoci fuori dai nostri sepolcri. Ognuno di noi in fondo al suo macigno, una pietra enorme messa all'imboccatura dell'anima che non lascia filtrare l'ossigeno, che opprime in una morsa di gelo, che impedisce la comunicazione con l'altro. È il macigno della violenza, della solitudine, della miseria, di quella malattia che ti consuma inesorabilmente, dell'odio che ti corrode, della disperazione, di quel peccato che ti rende schiavo. Ci potremmo chiedere qual è il masso che oggi, in questo momento, occlude il nostro cuore. L'inganno è pensare di poter risolvere la nostra vita da soli, senza di Lui. Passiamo la vita cercando di dimostrare di essere all'altezza, bravi, forti, coerenti. Cercando qualcosa che ci dia vita e ci dia valore, attacchiamo il cuore qui e lì, fallendo miseramente. La verità è che siamo fragili, deboli, vulnerabili, e ciò ci è dato in dono perché diventi porta di accesso al Padre, perché possiamo lasciarci amare e salvare da Lui. La verità è che io da solo non mi cambio il cuore, da solo non risolvo i drammi della mia vita, da solo non sfondo il muro della morte. Cosa mi annuncia la Pasqua? Che posso uscire dalle mie morti, dai miei peccati, dai miei logorii interiori, arrendendomi all'amore di Dio, lasciandogli il volante della mia vita. Lui, che è più grande del nostro peccato, è più grande di tutto ciò che ci può angustiare e preoccupare. La risurrezione, potremmo dire, è qualcosa da vivere. Il risorto è vivo e vuole entrare nella nostra vita e con la sua potenza d'amore risuscitare anche noi, ora a vita nuova, perché vivendo in comunione con Lui possiamo vivere da risorti, liberi dal male, liberi di amare. Egli viene per spalancare i nostri sepolcri, per dirci come a Lazzaro: vieni fuori dal tuo peccato, lasciati perdonare. Vieni fuori dalla tua tristezza, lasciati consolare. Vieni fuori dal tuo lamento, è ora di donare. Vieni fuori dalla tua rassegnazione, è ora di ricominciare.